Buongiorno, sono Sergio Corbino, presidente dell'Università della Cucina Mediterranea. Sono oggi qui con la mia allieva Silvia per presentarvi un tipo di pasta che fa parte delle regionali Bella Italia, i fileia calabresi. Ok, Mr. Corbino is the president of the University of Mediterranean Cooking here in Naples. And today he will present a new dish for us with a form of pasta from Bella Italia regionali, which is called filea, and it's from the Calabria region of Italy. Oggi prepareremo filea al forno alla paesana. È una ricetta molto antica che risente delle tradizioni della regione. Ed è preparata con della salsa di pomodoro, della caciotta affumicata, della cipolla e delle polpettine che vengono immerse nel mezzo della pasta prima di essere messa nel forno. Io ho già preparato delle polpettine e vi posso far vedere come è molto semplice da preparare. La carne macinata viene mescolata con del prezzemolo tritato, del pane bagnato nel latte, un uovo, si formano delle polpettine che si passano nel pan grattato e le polpette sono pronte immediatamente. Adesso le passeremo nell'olio con la in padella e dopodiché andremo avanti nella cottura della pasta che richiede ben 20 minuti. Ok, today we're going to make baked fileas calabrese, which always from the Calabria region, and this dish is made with dry fresh cheese, okay, if possible smoked fresh cheese, tomato sauce, and then we have to make small meatballs, okay, to make this. And we need chopped meat or ground beef, and in the ground beef we put stale bread, if possible from the day before, it's better, and we put it in milk, okay, we'll let it soak in milk, mix it later on with the meat, and we also put the grated Romano cheese, pecorino Romano cheese, and then parsley as well. Prova a fare tu questa polpettina. What vediamo, happens ultima. Is we take the ground beef, okay, we put the bread with the milk, and then we put one egg and some grated cheese, and we mix it together, and then of course we take it and we mold it in a little ball, okay, and we put it in the bread. Va bene. Allora, controlliamo se l'acqua è bolle già. Aggiungiamo un po' di sale grosso e mettiamo nella pentola i fileia. Okay, so we put some water on boiling. When water is boiling, we take the fileas and we put them in. It takes about 20 minutes for the pasta to cook because this is a very special pasta, so it cooks about 20 minutes. Dopodiché prepariamo la padella con l'olio per poter friggere le polpettine. Okay, we take a frying pan, we put some oil in the meantime while the pasta is cooking, and then we will fry the meatballs. So that way we have time. Okay. Aggiungiamo un altro po' di olio. Se no non è sufficiente. Okay, we make sure there's enough oil. E allora aggiungiamo, mentre si preparano le polpettine, la cipolla affettata. Okay, while the meatballs are cooking, we chop an onion into small pieces. Aggiungiamo la cipolla alla padella. We add the onion together with the meatballs. Okay.
intanto ungiamo questa pirofila che andrà nel forno. Ok, we put some oil in an oven baked dish, just enough to cover the bottom. Le polpette sono ormai fatte, sono fritte, e quindi le togliamo e aggiungiamo un altro po' di olio nella padella e mettiamo il sugo di pomodoro a cuocere. Okay, the meatballs are all done. We take them out of the frying pan and we add a little bit of oil to the frying pan. A pinch of salt. And remember that in the meantime, we have to turn on the oven to 200 degrees Celsius. E ora schiacciamo i pomodori per farli cuocere più velocemente. We mash up the tomatoes a little bit so that way the cooking is a little faster. Adesso proviamo a vedere il grado di cottura della pasta. Okay, we take a string of pasta and we taste it to see if it's cooked or not. Sì, possiamo mangiarla, okay. Perché continuerà a cuocere nel forno, quindi possiamo scolare la pasta. Okay, even if it's still a little bit al dente, we can take it out because it will finish to cook in the oven when we put it in. Okay, so we'll drain the pasta. Quindi mettiamo l'olio, l'abbiamo già messo, mettiamo un piccolo strato di pasta sul fondo. Okay, we put a layer of pasta in our dish. Ora andiamo su con tomato, sauce con la salsa di pomodoro. Okay, with a little we put some tomato sauce on the layer of pasta. It looks very good, Mr. Cordino. I hope. Ecco, adesso un po' di formaggio. Some cheese. Cheese fresco, affumicato. Fresh, fresh. Balls. Meatballs. Meatballs. Okay. Ok, parmigiano, some parmigiano cheese, and last, ultimo piano di pasta. Ok, and then we put our last layer. Ok. Un buon cuoco usa anche le mani. Okay, a good cook uses his hands and it's sometimes very normal. Well, if the pasta is not too hot. Otherwise we can burn our fingers. Ultimo strato, salsa di pomodoro. Okay, and to get it ready, the last layer will be the sauce. Finito. Ready? Pronto per andare in forno. Posso darla a te? Grazie. È calda? Ok. We put the pasta in the oven at 180 degrees Celsius. And the pasta should cook for 10 to 12 minutes for it to have just the perfect touch. Sono passati circa 10-12 minuti e tiriamo fuori la pasta che dovrebbe essere pronta. So our 12 minutes are over. Con molta precauzione perché è bollente. Very carefully take out the dish because it's very very hot.
prima di servirla gli passiamo su un po' di parmigiano fresco. Okay, before serving we put some fresh grated cheese, parmesan. Ed ora prepariamoci ad impiattarla. Con le dovute cautele proviamo ad impiattare. Okay, with the help of a big spoon and a knife. Il primo è sempre più difficile. We'll put the pasta. Of course, our teacher tells us that the first one is always the most difficult to put together. Wow. Proviamo.